Salve a tutte e tutti, care amiche ed amici. Qui vi saluta il vostro Sant'Enchan ed è con infinito piacere che vi annuncio che grazie a tutte e tutti voi abbiamo raggiunto oggi le 50.777 visioni del canale. Grazie e continuate a seguirmi. Io mi scuso con voi perché non so se negli ultimi 7 giorni o più o meno non ho caricato più nessun video. Mi dispiace, ma non ho avuto tempo perché ho trovato un nuovo giochino e si chiama Instagram e quindi l'ho attualizzato con molte foto. Anzi, sono riuscito ad attualizzare attraverso Instagram, che è una piattaforma sociale di per sé, altre due piattaforme sociali, quella di Facebook e quella di Twitter. Quindi con Instagram spari a 3 piccioni con un colpo solo, perché attualizzi le tue foto con le didascalie, sono dei messaggi fotografici con testo, non dei testi con foto. Allora, dicevo, innanzitutto attualizzi in Instagram il messaggio, poi lo attualizzi contemporaneamente in Facebook e Twitter. Io non ho altri account perché non si può fare anche con Google Plus o Hi5. Quindi alla fine, ecco il mistero: gli ultimi 5 giorni, 6, dove sono stato? Sono stato in Facebook, in Twitter e in Instagram. Infatti adesso non carico ogni giorno le foto della mia gastronomia cassareccia sul mio profilo Sant'Enchan di Google Plus, ma ogni 20 giorni carico 200 foto, perché sono tutte quelle che conservo e che ho invece attualizzato in Instagram ogni giorno. Chiusa questa parentesi, ho visto il telegiornale, la solita bella schifezza di sempre, sempre che le schifezze possono essere definite belle, cioè le solite belle porcate, le grandi imbecillate che ci rifilano per il telegiornale. Italia come sempre brilla, perché a livello internazionale non fa un cazzo, anzi brilla sempre di più, perché anche internamente politici italiani non fanno un cazzo. Noi perché brilliamo? Per scemi, perché ci teniamo sempre gli stessi dirigenti. Infatti il gattopardismo cosa insegna? Che perché nulla cambi bisogna continuare a cambiare tutto. E quindi adesso quando ci saranno delle vere elezioni, perché quelle finte, quelle scorse elezioni, poi alla fine si è votato Bersani, ma Bersani poveraccio non so se si è ritirato perché è stato male oppure perché è stato troppo bene Renzi. Fatto sta, anzi, prima ha vinto Renzi, gli ha fatto le scarpe e poi lui si è sentito male, sarà stato per quello. Fatto sta che Renzi non lo ha votato nessuno, giusto che si aveva votato Bersani, t'arriva Renzi. Prima Monti non l'avevano votato nessuno, come si tremo Monti non Letta non l'aveva votato nessuno. Adesso, giusto che si aveva votato Bersani, che Grillo era arrivato terzo, Berlusconi secondo, pensa un po' te, o viceversa, adesso ti è arrivato Renzi, l'hai votato? No, beccate questa. E come può essere? Anzi, mi sembra che il governo Renzi è già fatto un anno, una cosa così, e nessuno fa niente.
E poi che si dovrebbe fare? Vabbè, e l'Italia che fa per quello che succede in Palestina? L'Italia che fa per quello che succede in Georgia? Ah no, vabbè, anche in Georgia non si è fatto niente. Georgia vicino Russia, non Georgia degli Stati Uniti. Per quello che succede in Ucraina? Niente. Mi meraviglio forse se so che l'Italia non fa neanche niente in Libia, in Siria, in Iraq. No. E non fa nulla in Sicilia, non fa nulla nella penisola. Che deve fare? Vabbè, allora com'è facile parlare di politica nostrana? Poi, come dire, che sono molto contento che mi seguite e vedo che non sempre è necessario seguire i consigli che ti danno in YouTube perché i tuoi video siano di esito. Anzi, a volte io vedo che parlando col cuore in mano, parlando come uno si sente di parlare, la gente ti capisce e ti apprezza, perché quello che è più importante è che non è soltanto attraverso le parole che si riesce a comunicare strettamente interpretandole alla lettera. Io credo che nel linguaggio verbale di un video conta anche la gestualità, la presenza della persona, il suo spirito, la presenza d'animo, quello che può trasmettere agli altri, che non necessariamente deve passare attraverso la pura razionalizzazione del contenuto verbale. Un video è anche immagine. Immagini in movimento e quindi psicosomaticamente ci espressiamo, non soltanto concettualmente e verbalmente. E io sento che i miei gentili spettatori e le mie gentili spettatrici apprezzano questo mio sforzo che faccio di comunicare quello che sento, quello che provo anche emozionalmente, non soltanto verbalmente. Quindi io sono restio a fare dettagli ai miei video. Primo, per lasciarli integrali. Secondo, poi devo anche dire perché non li so fare. Non sono nativo tecnologico io. Io quando ero giovane non c'erano tutte queste cose che adesso voi avete già belle servite ai 12 anni, ai 15 anni. Io, vabbè che fino al 2000 non ho avuto internet perché mia madre ha potuto comprarmi il mio primo PC Pentium terzo nel 2000. Prima, molti anni prima, ho avuto l'Amiga 500, anche la Commodore 64. Poi nulla, mi si ruppero e ho letto un sacco. Infatti, guardate qua, ecco, ci sono anche pochi libri di famiglia. Nell'ultimo trasloco li ho persi tutti, però ci sono anche libri che ho letto io. Che la lettura anche la lettura è una realtà virtuale perché ti si ricrea nella mente e poi perché per quanto veritieri i libri sono un'interpretazione dei fatti, non i fatti, perché poi alla fine leggendo uno capisce quello che vuole e li reinterpreta. Quindi bisogna reinterpretare con senso critico i libri perché magari l'autore era in buona fede, ma lui stesso interpretava la realtà. Allora, uno che fa se è cosciente di cosa significa leggere, del patrimonio che è la lettura, sa che anche uno a sua volta reinterpreta l'interpretazione di qualcun altro, che magari molti grandi scrittori sono arrivati a scrivere di qualcosa solo dopo aver letto tanti altri libri di tanti altri autori, che anche loro avranno interpretato la realtà. Non hanno, nessuno dice la pura verità fattuale nei libri, ma avranno reinterpretato la realtà magari anche alla luce di altri libri. Quindi, come diceva Jorge Luis Borges, l'autore scrive libri di libri di libri di libri di libri di libri, perché è una catena. Cioè, io avrò letto abbastanza in vita mia. Se scrivo qualcosa,
direttamente o indirettamente ci saranno riflessi questi libri dentro. Loro, questi autori, avranno letto tanti altri libri prima di scrivere, e così a ritroso. Beh, allora vi lascio e mi raccomando, continuate a seguirmi, mi dà grande gioia e motivazione che lo facciate e diffondiate i miei video fra i vostri contatti. Arrivederci. E grazie di tutto, dal vostro Saint Enchan per le 50.777 visioni. Ciao!